Circa il 50% dei pazienti oncologici soffre di malnutrizione. Un simposio durante l'ESMO 2019 si è focalizzato proprio a questa problematica e alla nutrizione clinica. E noi ne abbiamo parlato con il professor Cortesi. Allora professore, se ne parla già da qualche anno in realtà di nutrizione. L'anno scorso ad ESMO è stato presentato anche uno studio molto importante proprio che faceva vedere questo impatto. Quanto è percepito anche a livello di oncologi e di team multidisciplinari l'importanza della nutrizione clinica in questi pazienti? Purtroppo è appena percepito dagli oncologi, non per disinformazione o per problemi di conoscenza, direi essenzialmente per problemi di tempo e di organizzazione, perché noi tutti sappiamo che il problema della nutrizione e cancro coinvolge almeno i 2/3 dei nostri pazienti, soprattutto affetti da alcune patologie gastrointestinali, testa collo eccetera, ma abbiamo difficoltà a inquadrare in modo sistematico e con metodo il problema, quindi quello che noi chiamiamo lo screening dei pazienti che hanno già problemi o lo screening dei pazienti che sono a rischio di avere problemi o per il tipo di trattamento o per l'evoluzione della loro malattia. Quindi è un problema di attenzione più che di conoscenza ed è un problema importante perché la correlazione tra la nutrizione e la prognosi, quindi i malnutriti vanno peggio, muoiono prima, e la correlazione tra nutrizione e compliance al trattamento, cioè maggiori effetti tossici degli stessi trattamenti sui malnutriti, di fatto è estremamente importante. Quindi lavorare in una, idealmente in parallelo, gestione della parte oncologica e gestione della parte nutrizionale, che poi di fatto vuol dire attenzione alla malattia, attenzione alla persona. Infatti lei oggi mostrava proprio questo parallelismo, questo pathway, quindi la valutazione va fatta subito, quando c'è una prima già visita del paziente che è in fase di diagnosi. Esatto, cioè l'informazione sull'andamento del peso del paziente, e non solo del peso ma anche della sua capacità fisica, del suo tipo di attività quotidiana che riesce a fare, deve essere immediata, come prendiamo informazioni sui marcatori tumorali, sulla TAC e sulla valutazione della obiettività clinica e dei sintomi. A quel punto l'inquadramento del paziente e a quel punto una gestione in qualche modo parallela, cioè da una parte tutto ciò che sappiamo fare, facciamo anche bene, di gestione del percorso clinico e terapeutico della parte oncologica, e dall'altra parte, ma non noi, ci deve essere una stretta collaborazione con la clinica e con i nutrizionisti, quindi veramente un percorso parallelo tra la parte oncologica e i nutrizionisti sulla gestione step by step del problema del riconoscimento del rischio nutrizionale, della gestione anticipata del rischio nutrizionale e della follow up della nutrizione dei nostri pazienti. Professore, appunto abbiamo detto controllo nutrizionale che deve partire dall'inizio, ma quando è che poi si arriva a dover sopperire appunto a una carenza di nutrienti con sacche endovenose, quindi che danno nutrienti dall'esterno? Si arriva di solito in una fase intermedia finale della vita del paziente, quindi quando la malattia progredisce o la tossicità è eccessiva e bisogna organizzare il supporto nutrizionale parenterale a casa del paziente, quindi all'inizio si parte dai consigli dietetici, introiti nutrizionali per bocca o per sondino enterale e alla fine il discorso della parenterale, che non per forza deve essere fatto, può essere anche temporaneo, cioè o per risolvere una crisi di tossicità durante il trattamento o per dare uno start up, diciamo, al paziente molto sarcopenico che magari sta a letto 22 ore su 24, non riesce a muoversi, è sempre più astenico eccetera. Allora anche una settimana, due settimane di parenterale a casa gli permette di cercare di cambiare il modo di vivere le proprie giornate, che a volte sono quelle che noi chiamiamo PS3, oddio, PS3 è quello che non si muove, ma cerchiamo di capire perché non si muove. Se non nutrite, sarcopenico, aiutiamolo, magari diventa un PS2 e può cambiare la sua storia. Ecco professore, un problema a cui vanno incontro proprio i pazienti oncologici è la sarcopenia, quindi la massa muscolare che diminuisce. Queste sacche possono essere arricchite in qualche maniera in modo da andare incontro anche a questo problema?
Certamente si arriva a un certo punto in cui i soli consigli dietetici o i soli integratori alimentari presi per bocca o anche per via enterale non sono sufficienti. Allora a quel punto bisogna organizzare una nutrizione parenterale che deve essere ovviamente a casa, a residenza del paziente e possibilmente di notte. Tutto questo è bello a parole, ci sono dei dati interessantissimi da un punto di vista di impatto di qualità della vita e di sopravvivenza dei pazienti che possono fare queste procedure di nutrizione parenterale notturna, ma poi chi paga, come viene organizzato, il supporto degli infermieri, dei medici eccetera, cioè c'è un gap tra quello che noi sappiamo e quello che dovrebbe essere fatto e quello che realmente nelle nostre istituzioni, nel nostro territorio riusciamo poi a fare, ed è questo gap organizzativo su cui bisogna lavorare. Professore, l'esperienza del suo centro su questo tema qual è? Vi siete organizzati appunto in team multidisciplinari per la gestione di questo problema? Ci proviamo, intanto partiamo da un discorso educazionale, quindi sia nel mio corso agli studenti che durante il corso di specializzazione degli oncologi c'è uno spazio di nutrizione clinica in ambito oncologico. E quindi diciamo che i giovani medici che escono fuori dal corso e dalla specialità sono già in qualche modo istruiti. E poi noi abbiamo organizzato nell'ambito dei nostri ambulatori l'ambulatorio di nutrizione clinica, in modo che il paziente non debba uscire dal setting ambulatoriale dei controlli oncologici, non debba andare in un edificio diverso, in un piano diverso a vedere un nutrizionista, ma il nutrizionista che viene da noi usa la nostra cartella, scrive sulla nostra cartella. In questo modo, anche se in un modo un po' artigianale, però questo percorso parallelo tra oncologo e nutrizionista cerchiamo di farlo.